purtroppo il nostro mister, perché oggi è la sua giornata, è giusto dare a lui la precedenza. Vi chiedo solo cortesemente ancora una volta di usare il microfono, visto che siamo anche in diretta, di dire nome, cognome e testata, così anche lui impara a conoscere per chi invece già non lo conoscesse. Grazie, prego. Chi comincia? Facciamo passare il microfono. Ma io credo che sia doveroso. Enrico Boni. Enrico Boni, Teleducato, scusate. Intanto io riterrei doveroso fare un ringraziamento, senz'altro non è mio personale, ma penso anche di tanti altri colleghi, per il presidente Ghirardi. Il presidente Ghirardi, che è stato dipinto ingiustamente come un orco mangia allenatori, se vogliamo è un orco buono, uno Shrek, non penso proprio che sia un orco a mangiare allenatori, e ha portato a Parma un tecnico che è stato apprezzato commissario tecnico della nazionale. Quindi questo la dice lunga sulle intenzioni del Parma Calcio, e questo è un bellissimo regalo. Per quello che riguarda Donadoni, una domanda semplicissima. La trasmissione di lunedì della nostra emittente, trasmissione Ammiraglia Calcio Calcio, è dalle lidi dei primi di settembre che annuncia, barra auspica, l'arrivo di Donadoni. Quindi abbiamo avuto un buon anticipo. Donadoni è arrivato, io chiedo a Donadoni. Donadoni è arrivato a Parma, mi dispiace contraddire il direttore, io lo uso ancora per un progetto, per la parola progetto. Però Donadoni non è arrivato a Parma per salvare il Parma. Questo, credo che il progetto di Donadoni a Parma dall'inizio sia diverso. È così. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Credo sicuramente che questa non sia una squadra, una società che abbia come ambizione quella di salvarsi soltanto. Credo che la classifica attuale non sia una classifica, e in questo bisogna dare merito a Colomba che mi ha preceduto, nel quale io ho grande stima, sia una squadra che ha una classifica che non debba pensare assolutamente a guardarsi alle spalle, ma mi piace pensare, sono qui, perché credo fortemente che questa sia una società, una squadra che debba ambire a guardare avanti, a guardare le squadre che stanno sopra di noi, a poterle agganciare, raggiungere e possibilmente superare. Quindi non è sicuramente nei miei piani, così come non è nei piani della società, pensare in questo modo. E io fortunatamente prima da calciatore, da allenatore, ho sempre avuto questo tipo di atteggiamento, di approccio, e credo che sia soltanto con un approccio positivo e fortemente ambizioso, che non vuol dire pensare di arrivare chissà dove, però comunque di costruire giorno dopo giorno qualcosa di importante, qualcosa che ti dia soddisfazione, che ti dia motivazione, poi per riuscire a essere ancora meglio. E quindi questo è stato indubbiamente il motivo che mi ha convinto. Io non sono alla ricerca, si sente parlare spesso di Parma come un po' l'isola felice, io non sono alla ricerca di isole felici, sono alla ricerca di una società, ero alla ricerca di una società che mi desse la possibilità di lavorare, programmando in un determinato modo e cercando di avere degli obiettivi ben precisi, e questo sono convinto di averlo raggiunto. E quindi non vedo l'ora di mettermi le scarpette, di andare in campo, di conoscere i giocatori. Qualcuno fortunatamente già lo conosco e questo può essere un vantaggio, ma di misurarmi con questa realtà, che indubbiamente è una realtà appetita da molti e appetibile, e quindi il fatto di essere qui oggi mi rende veramente molto orgoglioso. Sono Paolo Bacciani, del Parma. Sull'organico del Parma, come ha già detto lei, ci sono le potenzialità di costruire qualcosa, ma ha intenzione di costruire seguendo la linea che è impostata fino adesso, o immagino la riunione che si faceva accenno prima l'amministratore Leonardi, abbiate parlato proprio di come impostare dal punto di vista tecnico la squadra. Quindi voglio dire, ha intenzione di seguire lo stesso progetto tecnico o di cambiare qualcosa sulla struttura tecnica della squadra? Ma ieri abbiamo avuto veramente due giornate intense. Quella di ieri è stata una giornata molto intensa, una giornata dove c'è un grande accumulo di notizie, e quindi a
abbiamo fatto indubbiamente dei ragionamenti. È chiaro che per me diventa fondamentale adesso, prima di tutto, rendermi conto del materiale umano che ho a disposizione, oltre che tecnico, e poi abbiamo del tempo per fare tutte le valutazioni necessarie. Credo che questa sia una rosa che prima di tutto va conosciuta, perché non nascondo il fatto che ci sono dei giocatori che non conosco, quindi sono orgoglioso proprio di entrare in contatto con loro proprio in questo senso, per avere idee più precise e quindi poi di conseguenza insieme prendere le decisioni che riterremo più opportune. Quelli che sono poi i cambiamenti dal punto di vista tattico credo che sia veramente molto prematuro, però è chiaro che ognuno di noi ha delle idee, ha dei concetti, e proprio in funzione di quello che è il materiale umano e tecnico che hai a disposizione, poi cercherò di portare gli accorgimenti che riterrò più opportuni. Posso parlare anche se fa niente? Buonasera Andrea Tosi, la Gazzetta dello Sport. Buonasera. Una postilla, mi riservo dopo una domanda per il dottor Leonardi. No, senta, don Adoni, le chiedo questo. Lei ha una carriera da allenatore un po' curiosa, benché abbia allenato la nazionale, spesso è subentrato in corsa nelle squadre che ha cominciato a Livorno, Napoli, me le ricorderà lei, il Cagliari, eccetera. Questo che cosa le fa pensare che sulle prime, quando si devono fare le squadre a agosto, luglio, eccetera, lei non venga subito considerato tra gli allenatori, diciamo, di squadre che vogliono magari ambire a certi traguardi? Eppure, naturalmente, lei è un personaggio di spessore, cioè, in questi anni, qual è stata la sua riflessione sul suo ruolo e anche il fatto di venire adesso a Parma subentrando? Che cosa pensa di poter portare subito, da subito, diciamo, in questi 6 mesi? Ma di portare semplicemente le mie conoscenze, quella che è la mia esperienza. Non voglio fare, come dire, discorsi troppo cervellotici, perché è chiaro che quando poi capitano determinate cose, il panorama si apre a tante possibili considerazioni, però io so quello che sono, quello che posso dare, quello che è un bagaglio di esperienza accumulato prima da giocatore e adesso da allenatore. So di aver ricevuto molto, e questo molto che ho ricevuto io sono ben felice di riuscire e di volerlo trasmettere ai ragazzi e ai giocatori che ho di volta in volta a disposizione. Il fatto di essere subentrato qualche volta non è certamente il mio ideale, questo sono onesto e a dirlo, però è anche emotivamente eccitante la cosa, e ancora più stimolante, perché è chiaro che quando tu parti dall'inizio e riesci a programmare un determinato lavoro è una cosa, subentrando è chiaro che richiede dei tempi anche diversi, questo non è però per voler mettere le mani avanti, ma solo per essere realista, e quindi bisogna cercare di perdere meno tempo possibile, sfruttare ogni singolo secondo, e quindi i miei pensieri sono già avanti a quello che può essere oggi l'approccio con i ragazzi, la prima conoscenza, il primo contatto, perché domenica ci aspetta subito una partita importante, delicata, come tutte le partite sono delicate, che però questa squadra credo e sono convinto abbia nella potenzialità di poter affrontare e tenere testa, e quindi dobbiamo lavorare in questo senso qui, senza disperdere energie in ragionamenti, ripeto, che possono sembrare persino troppo cervellotici e che poi non ti danno mai la certezza di nulla, perché non c'è in questo caso la verità assoluta, ma mi piace guardare avanti, non guardarmi troppo alle spalle, perché così come so che da calciatore ho vinto questo, quell'altro, ma rimangono lì in bacheca. Per me tutto quello che è stato fatto in precedenza ha una sua valenza, ma rimane lì, mi piace guardare a quello che posso fare da qui in poi.